fantasia, le poesie di Edoardo in musica, perché nei prossimi giorni uscirà questo disco e questa sera è un'anteprima nazionale, lo posso dire, sì, è la prima volta che in pubblico vengono cantate queste poesie di Edoardo, perché la famiglia ti ha autorizzato a metterle in musica. Sì. È mica una cosa da poco, perché Edoardo è Edoardo. La storia del teatro italiano è stato un grande privilegio, sono onorata. E allora ne ascoltiamo un paio? Sì, ne ascoltiamo due. Iniziamo con... Bene, prima ho detto bene, tu hai fatto Amici. Sì. Ricordo, vabbè. Non diciamo l'anno. Non diciamo tanto. Poi hai fatto Sanremo con tua sorella. Ho fatto Sanremo con Valerio. Si chiamava il duo con tua sorella? No, eravamo noi, Piero e Valeria Lomitelli. Ah, Piero e Valeria Lomitelli, ho capito, non è che c'era il duo Picquadro, poi duo Picquadro, esatto, abbiamo fatto Sanremo Giovani, nel 2007 siamo arrivati terzi con la canzone Malinconiche Sere, con Pietro. E poi, oltre a questa piccola intervista, so che tu non ami poi tantissimo parlare, ami più scrivere, noi casualmente dalla regia Sabino Morra ha una piccola base musicale con alcune cose che vogliamo ascoltare. Alcune canzoni che ho scritto in realtà. Alcune canzoni che ho scritto. Grazie a te per averlo accettato con grande simpatia. Una domanda sola, ma per un successo così, sai, ci sono quelli che dicono: una notte mi sono svegliato alle 3 e mi è venuto in mente non è così. No, in realtà sono le mie figlie che mi svegliano, quindi non c'è. E poi tu vai a mio lavoro. Figlie che sono qui, no, vabbè, le salutiamo. Stanno nel mondo dei sogni. Piero, che vedete così costruttore di successi, e così è un padre di due figlie, un padre di famiglia e una persona per bene. Ecco, chiuso qua il discorso. Complimenti, grazie Piero. Grazie. Ciao. Allora, siamo al momento.